Buonasera e benvenuti a questo uh, ultimo appuntamento per quest'anno della nostra rassegna che riguarda appunto le letture dantesche di grandi attori. Ecco quindi a voi, tutti che siete in sala, al quinto e ultimo appuntamento dell'edizione 2011 del premio Francesco Mazzoni, Leggere Dante, che è organizzato dalla Società Dantesca. Il nostro non si sente niente, eh? ho capito, vediamo bene, si comincia. Dunque, allora, ora mi sentite meglio? Ecco, allora, volevo soltanto dirvi che a voi tutti che siete in sala e ci avete confortato col vostro consenso, un benvenuto al quinto e ultimo appuntamento con l'edizione 2011 del premio Francesco Mazzoni, Leggere Dante, che è organizzato come sapete dalla Società Dantesca Italiana. Ecco, a causa, come saprete anche, del principio d'incendio che ha reso inagibile il palco del Teatro della Pergola, ancora oggi ci troviamo della ospitalità generosa del Teatro Cinema Odeon, che ringraziamo. Nella persona della dottoressa Stefania Ippoliti per averci dato asilo in questa situazione d'emergenza. Dopo gli appuntamenti che ci hanno visto premiare quest'anno non quattro, bensì cinque interpreti, vi ricordo Gigi Proietti il 7 aprile, il 19 aprile Sonia Bergamasco, il 5 maggio Umberto Orsini e il 17 maggio Giuliana Loiodice. Oggi concludiamo questa nostra edizione 2011 con appunto un. Un finale eh, dolce in fondo, uno degli attori forse più amati dello spettacolo italiano, che fra poco chiameremo il grande Alessandro Haber. Eh, per cui oggi avremo, come sempre, dopo la vera e propria consegna del premio Alessandro Haber, una lettura di versi danteschi comparati con un altro poeta, secondo lo schema che avevamo deciso di adottare quest'anno, che è Alessandro Manzoni. La lettura sarà, come sempre, introdotta da un intervento critico di inquadramento del problema del rapporto Manzoni-Dante, che oggi spenta per l'appunto a chi vi parla. Prima di entrare nel vivo della presentazione ringrazio come sempre e più di sempre essendo questo l'appuntamento finale gli enti sostenitori della manifestazione, in primo luogo l'ente Cassa di Risparmio di Firenze sotto la cui esita si svolge il premio, un grazie poi anche al Teatro della Pergola, all'Università degli Studi di Firenze, nel suo Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, al Dams, al Rinascimento Digitale per l'importante collaborazione tecnica. Grazie Grazie anche agli enti patrocinatori, Comune, Provincia di Firenze, Regione Toscana e Comitato per i festeggiamenti del 150 dell'Unità Italiana sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Essendo, ripeto, l'ultima tappa del nostro itinerario dantesco, ringrazio di cuore soprattutto voi il nostro pubblico che da anni ormai segue il percorso del premio e del Leggere Dante, ma non solo, ringrazio anche tutti quelli che hanno reso possibile il ciclo di quest'anno. Voglio ricordarli Paola Laurella, Riccardo Ventrella, Matteo Paternò, Stefano Massini e il Comitato Scientifico e tutte le persone che si sono prodigate per la buona riuscita dell'evento. Detto questo passiamo alla consegna del premio Francesco Mazzoni ricordando che è giunto alla terza edizione e che come ripetiamo volentieri ogni volta nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici dai percorsi diversi, dalle diverse età e scelte espressive. Un premio consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni declinava l'idea di una cultura aperta e viva di cui sono prova queste iniziative teatrali dantesche da lui volute, seguite e patrocinate. Ecco, a tutti questi illustri nomi si aggiunge oggi il nostro protagonista Alessandro Haber che chiamo sul palcoscenico. Okay. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Io leggo la motivazione del premio a Alessandro Haber il comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni, Voci per il Poeta, composto da Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Stefano Massini, Stefano Mazzoni e Riccardo Ventrella, assegna il premio a Alessandro Haber con la seguente motivazione. Se è vero che il mestiere dell'attore appartiene più al ramo dell'artigianato che a quello dell'arte con la maiuscola, viene da chiedere quali siano i punti caratterizzanti di questo crear manufatti, attingendo solo e soltanto alla propria persona. E fra le mille risposte che si potrebbero trovare, certamente una consiste nella capacità di aderire totalmente a un ruolo senza perdere artigianalmente il marchio di bottega, ovvero la propria peculiare personalità. Di questa sintesi, che è quindi parte integrante del mestiere dell'attore, Alessandro Haber è una delle prove più entusiasmanti. Nella varietà dei suoi personaggi e nell'estrema diversità delle sfide che ha intrapreso fra, testo, fra teatro, cinema, televisione e musica, egli ha saputo ritagliarsi uno spazio proprio nell'immaginario del pubblico, divenendo in qualche modo inconfondibile, interprete generoso e misterioso al tempo stesso. Porta sulle spalle un cursus sonorum impressionante, che lo vede già imporsi ben 44 anni fa nel teatro delle avanguardie, sia nel cinema dei nuovi giovani registi come Bertolucci, Masetti, Nanni Moretti, Marco Bellocchi e Fratelli Taviani. Da allora è stato un susseguirsi di traguardi, superato con brillante successo, sia che si trattasse del cinema con Pupi Avati o Monicelli, sia che vestisse i panni teatrali di un calibano shakespeariano con Carlo Cecchi ma è proprio nella consistente varietà delle sue prove che può trovarsi una chiave di lettura del suo essere attore curioso, mai sazio, probabilmente vorace di tutto ciò che sia ai suoi occhi nuovo e dunque strano nell'accezione etimologica dell'aggettivo. Fatto sta che Haber oggi è al contempo Chekhov e Buchner, Goldoni e Molière, lo Squartatore e Natalia Ginsburg, Pasolini e Jasmine Reza. Nonostante in questi giorni forse l'unico grande attore in grado di meritarsi dalla stampa l'oggettivo magistrale per Aver portato in scena un Bettino Craxi riscattato dalla penna di Vitaliano Trevisan. Il premio Francesco Mazzoni gli viene consegnato quindi oggi con la consapevolezza di celebrare, a nostro modo, non solo l'attore Haber, ma il suo modo tutto aberiano di essere attore, non a caso incorniciato in quel gioiello di poesia che è la valigia dell'attore, canzone tutta teatrale composta per lui da Francesco De Gregori. Questa è la motivazione del premio. Alla fine poi mi sono commosso, perché, perché, perché ogni volta è un miracolo che ci si ricorda di qualcuno, i premi io credo che siano importanti, anche se avrei dovuto prenderlo prima, mi scutevo prima, perché dai nomi che ho visto c'erano tanti giovani più giovani di medico, ma qualcuno si è ricordato qualcuno, però meglio tardi che mai, voglio dire, per cui lo prendo molto volentieri, e la motivazione è molto bella, è, molto, è giusta. È, e infatti mi ha ripercorrendo, sì sono 44 anni, 18 anni ho cominciato, per cui però sinceramente ho cominciato da prima gli 18 anni, quando ero piccolino a 4 anni, 4-5, volevo far già l'attore, è una, una malattia che io, dico che io dico sempre è una malattia, una malattia è una malattia cronica, di quelle malattie che però ti fanno vivere invece di farti morire. Io non ne posso fare a meno, è una droga. Cerco sempre, i personaggi che faccio, di dare una verità, di dargli un segno particolare, trovare delle strade sempre innovative, nuove, cercare di sorprendere e sorprendermi. Rischiando anche, per esempio, quest'ultimo... Posso parlare? Prego. No, dico, non lo vorrei animarvi. No. Quest'ultimo spettacolo che spero vediate, vedrete... Lo riprenderemo nel 2012 13 perché non lo voleva nessuno questo testo, un testo meraviglioso perché avevano tutti paura, si cagavano sotto, perché è un testo di Trevisan che parla di Craxi, del suo esilio da Mamet. Non è certo una riabilitazione a livello politico ma a livello umano. E abbiamo avuto tutti no. Adesso sono uscite le critiche, c'è stato un teatro qui di Roma pieno, si è sparsa la voce. Abbiamo vinto questa sfida perché a me piacciono le sfide, mi piace. se no non c'è ragione. A me giocare sul piattume, su tutto ciò che ormai è visto, rivisto, tutto regolare, volevo se bene, no, bisogna rischiare. Per, arrivare, per andare da Milano a Roma non c'è solo l'autostrada, si possono fare altre strade. E io ho sempre cercato le altre strade, mai la comodità. Grazie. Per cui, per cui no, mi, sono contento di, di questo premio perché è un premio serio, ho visto tutti gli altri attori che ci sono stati, tutta gente di prima qualità, tutta gente che io stimo profondamente. E, continuate a scegliere le persone giuste. Cercheremo di fare il possibile No, ma non sono io che fumo, è un personaggio che fuma, non <ride> preoccupatevi. Poi vedo questo teatro, non l'avevo mai visto, devo dire che è un teatro meraviglioso. Io non ci sono mai stato qua. È, è bellissimo, è proprio, è, si, si, sente, si sente che ci si può stare bene qui, si sente che si può emettere bene, si può comunicare bene. Questo fanno il cinema, sì, certo, anche il cinema è cultura, però insomma, certo, il teatro ha un altro peso. Io, per esempio, se dovessi scegliere, se mi facessi la domanda, ma fra il cinema e il teatro ho oh, più di cento film sceglierei sempre il teatro perché il teatro sono proprietario di quello che faccio il cinema invece dipende da un altro che fa il buono e il cattivo tempo il film lo fai adesso, nel frattempo esce fra sette, se esce, quando esce, fra sette o otto mesi nel frattempo sono caduti i governi è morto il cugino, c'è il tsunami non, non c'è mai una realtà noi qua danziamo insieme, ci sentiamo, ci odoriamo adesso non dire che perché fumo ti è venuta la cosa non, non lo dire, eh, che non ci credo no ma non è così no, e poi volevo, volevo dire un'altra cosa ecco volevo dirvi Meno male che il premio l'ho preso prima dell'intervento di lettura. Insomma me lo togliereste sicuramente perché io, io non so leggere Dante, no, ve lo dico subito, io proprio ho una versione. Grande, sommo, poeta, sommo scrittore, vuoi scherzare. Cioè, io quando ho sentito Roberto Begni leggere Dante mi sono venuti i brividi. E anche Sermonti, devo dire, come lo leggono loro, io non. È per questo che io se devo fare una cosa devo fare meglio. E qui farò peggio, ve lo dico. E' per la prima volta in vita mia forse che farò una cosa meno di un altro. E, no, ma è vero, cioè, nel senso che no, non sono presuntuoso, non sono presuntuoso. Mm, so che non lo so fare, non, non, non mi è un linguaggio che mi, mi ostico dovrei star lì forse a studiare, non ho avuto tempo di studiare perché stavo facendo teatro a Roma, perché nel frattempo sto preparando un disco e non vedo mia figlia da, da erano mesi che non vedevo mia figlia, devo stare un po' con lei. Cioè non ho avuto tempo e in treno ho riletto quello che mi avete dato un po' di tempo fa. Per cui sappiate, vi chiedo scusa fin da adesso, vi scusa fin... non uscite dicendo che eh, un creatore cane, perché non sono io che sta leggendo, è un altro, è la mia controfigura. Sappiatelo, ve lo dico subito. Eh. Grazie, grazie. Adesso devo, andare, devo restare qui o di là cosa devo fare? Come vuoi? No, no, devo leggerlo o no? No, adesso devo prendere Vado, vado, vado sì, dietro. Certo, sì. Va bene, torno subito. Torno, sì. Sono cavoli vostri, eh, ve lo dico subito. Bene, grazie Alessandro, perché mi sembra non si sia smentito. Eh? Eh, adesso eh, vorrei ricordarvi che di Dante ascolteremo eh, Inferno 26, Ulisse e in parallelo i Manzoni il 5 maggio, appunto i due superuomini messi a confronto nell'interpretazione dantesca e nell'interpretazione manzoniana. Quindi eh, due testi per capire l'Italia di Dante e quella di Manzoni sono Purgatorio VI e il splendido coro della Delchi del Lato Terzo. Infine l'inferno ventiduesimo e l'inferno della città della peste, per cui si concluderà con la lettura del capitolo di una parte del capitolo 34 dei promessi sposi. Quindi sono tre letture in parallelo come prevedeva il, vostro, il nostro progetto. Ecco, adesso vorrei ricordarvi. Come a differenza di Foscolo e di Leopardi, e con loro non pochi autori dell'età romantica, Manzoni non pagò se non episodicamente in giovinezza tributo alcuno al culto di Dante. Il testo suo più significativo del periodo suo di formazione è un poemetto in quattro canti di spiriti antitemporalistici e anticlericali. Del, del trionfo della libertà, composto in terza rima nel 1801, cioè quando, Dante, eh sì, quando Manzoni aveva 16 anni. Ma si tratta di un Dante filtrato attraverso un altro autore, attraverso Monti. Che a quel tempo, dopo la pubblicazione nel 1793 della Basvilliana, era stato ribattezzato Dante Redivivo e Dante Ingentilito. Quindi, Assume un valore simbolico di questa prima prova del, di Alessandro nella chiusa del trionfo l'elogio di Monti. Tant'è vero che eh, appunto... Eh... Il eh, giovanissimo Manzoni lo antepone a Dante in un verso che dice: Tu, il gran cantor di Beatrice, aggiungi, cioè raggiungi, eh, e avanzi talor, e lo superi qualche volta. Che è un omaggio replicato poi nel 1826, quindi molti anni dopo, con la quartina In Morte di Vincenzo Monti, che è pubblicata su un periodico milanese. Monti è morto e Manzoni eh, gli tributa questo omaggio. Salve, o divino, a cui largì natura il cor di Dante e del suo duca il canto. Questo fi è il grido dell'età futura, ma l'età futura te il fut dice in pianto. Allora, secondo Manzoni, Monti avrebbe avuto il cuore di Dante, ma l'arte di Virgilio addirittura, e un'intera età si sarebbe intitolata appunto dal poeta ferrarese. Insomma, quanto dire che nella questione degli antichi e dei moderni, che ancora nell'Ottocento, a ben vedere, e l'innesco della polemica classico romantica in Italia durò parecchi decenni. Manzoni, coerentemente con la sua educazione francese e illuministica, ha scelto i moderni. E questo spiega anche il suo atteggiamento successivo eh, per quanto riguarda Dante. Eh, stilisticamente una modernità però questo è importante eh, ricordarlo che rifà l'antico cioè in versi antichi adesso Manzoni scrive appunto in versi neoclassici eh, tratta temi moderni per d'appunto nella produzione di Manzoni eh, giovane Dante riappare poi in un altro poemetto Urania che eh, mentre il primo non fu pubblicato altro che postumo, pubblicò lui stesso nel 1809. Salvo poi, dopo la conversione eh, religiosa, dopo il ritorno alla fede, sconfessare l'opera. Ecco, il nome di Dante. Eh, ricorre poche volte nell'amplissimo epistolario manzoniano, a partire dal 1807, quando abbastanza fortuitamente Manzoni si interessa di Dante in rapporto alle ricerche sull'argomento dell'amico Claude Fauriel. Con il trascorrere degli anni si può notare come la sua attenzione a Dante si riaccende soprattutto in relazione alla grande questione della lingua che lo vede appunto prioritariamente impegnato per oltre 40 anni, praticamente dal 1830 fino alla morte. Ecco, un esempio nella minuta di una lettera incompiuta e non spedita al Tommaseo del 1830. Il, eh, in quel caso eh, parlando di Dante, Petrarca e Boccaccio eh, Manzoni sottolinea che cosa? la sostanziale identità tra il toscano parlato e l'italiano letterario nella trascrizione dei colloqui con Manzoni sapete che molto del Manzoni che non, non, eh, non più eh, scriveva aveva in qualche modo esaurito la sua creatività dal punto di vista della poesia eh, Tommaseo eh, insiste sulla eccessiva severità dimostrata da Manzoni su Dante. Un altro degli interlocutori di Manzoni, che anche lui ha lasciato un libro di ricordi, appunto delle conversazioni con Manzoni, lo definisce invece, e questa definizione mi sembra più giusta, ammiratore, non però cieco di Dante. Un giudizio che risulta appunto avvalorato anche dalle considerazioni svolte nell'ultimo scritto di Manzoni, il 1872. Eh, eh, nel gennaio Manzoni, ormai molto anziano e molto malato, comincia a scrivere un libro che porta a termine nel febbraio del 1873, eh, tre, mesi, eh, tre mesi di distanza dalla data della morte. Il libro si intitola Dell'Indipendenza d'Italia, è un'apologia della rivoluzione italiana. In questa sede Manzoni torna sull'Italia trecentesca e giudica un sogno, questa è la parola che Manzoni adopra, l'idea imperiale dantesca e rifiuta la proposta politica appunto affidata al, te al, te al testo del monarchia. Il luogo comune in Valso vuole che Dante sia profeta dell'unità italiana. E questo Manzoni lo nega: se il sogno della restaurazione dell'impero si fosse realizzato, l'unità d'Italia, alla quale concorsero in diversa misura tante diverse realtà territoriali e metropolitane, non avrebbe avuto luogo. E il giudizio, guardate, è anticipato dieci anni prima nella risposta che Manzoni dette nel 1863. Alla commissione che gli aveva sollecitato una sua autorevolissima adesione alla richiesta da inoltrarsi al Parlamento perché il giorno genetriaco di Dante fosse dichiarato festa nazionale. A parte che il giorno genetriaco di Dante è una data molto incerta, non la sappiamo, ma insomma, la storia, argomenta Manzoni, ha fatto. Fortunatamente giustizia dell'appello imperiale di Dante. L'Italia è nata in un altro modo e se è nata è nata perché non è nata appunto come Dante l'aveva pensata. Quindi il primato del poeta italiano doveva intendersi non politico ma... Esclusivamente letterario. Quindi, eh, come capite, siamo in decisa controtendenza rispetto al culto dantesco officiato nel periodo postunitario. Manzoni con coraggioso buonsenso che faceva difetto evidentemente alla maggioranza degli esponenti del ceto intellettuale, demitizza questo Dante di fantasia, appunto, profeta dell'unità d'Italia che è configurato dal nascente nazionalismo italiano, per contribuire a una concreta storicizzazione dell'esperienza di vita e di arte di, cui, di colui che Manzoni comunque ritiene il primo dei primi. Ecco, l'unico testo di Alessandro Manzoni che è specificamente dedicato all'opera dantesca è la lettera intorno al libro De Vulgari Eloquio, De vulgari eloquenze, indirizzata a Ruggero Bonghi, che allora era direttore della Perseveranza, nel 1868, quindi cinque anni prima della morte. Da anni ormai la creatività dello scrittore, come ho detto, che peraltro è venerato come uno dei maggiori scrittori europei, si è praticamente esaurita dopo la revisione del romanzo. Le uniche eccezioni sono due frammenti poetici, il Natale del 1833 e Ogni Santi. La sua attenzione è rivolta a argomenti filosofici, teologici, storici e soprattutto linguistici. Ecco, è proprio alla riflessione della lingua, con specifico riguardo all'educazione linguistica degli italiani, perché questa è la preoccupazione di... Manzoni, che è l'inventore moderno della lingua italiana, così come Dante era stato l'inventore della lingua italiana delle origini. Ecco, dicevo: questa riflessione sulla lingua è avviata fino dal 1830 con un trattato che poi Manzoni non portò a conclusione. Quindi vedete quanto è lungo il percorso di Manzoni attraverso questa eh, questione della lingua, che è una delle questioni, eh, come dire, fondamentali e anche più affliggenti della storia della letteratura italiana. Nel febbraio del 1847 Manzoni invia la lettera sulla lingua italiana al Carena, nella quale afferma la sua avversione a una lingua puramente letteraria e si dichiara a favore di una lingua viva, fondata sull'uso del fiorentino delle persone colte. Eh, coerentemente con questa tesi, lui in quegli anni avvia con Gino Capponi il saggio di un vocabolario italiano secondo l'uso di Firenze. Convinzione che è sostanzialmente ribadita anche dopo l'unità nella relazione al Ministero della Pubblica Istruzione, che è intitolata Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla, composta dallo scrittore che ormai ha più di 80 anni, eh, fra il gennaio e il febbraio del 68, in qualità di presidente appunto della commissione che era stata incaricata dal Ministro Emilio Broglio, allo scopo di, cito dal, dal lettera di incarico di eh, Broglio, di ricercare e proporre tutti i provvedimenti e tutti i modi coi quali si possa aiutare a rendere più universale in tutti gli ordini del popolo la notizia della buona lingua e della buona pronunzia. Ecco, il testo scritto dall'autore dei promessi sposi diventa quindi un testo ufficiale e rimane alla base anche di un vocabolario, il nuovo vocabolario della lingua italiana secondo l'uso di Firenze, patrocinato appunto dal Ministero che uscì fra il 1870 e il 1897, a dir la verità con scarsissimo successo. Nella lettera al Bonghi, quella dalla quale sono partito, che è un raffinato intreccio di dottrina e di ironia, Manzoni intende difendersi da che cosa? Dall'accusa di non aver citato nella relazione al Ministro neanche per caso il divulgare eloquenza di Dante. Premessa necessaria. Dice Manzoni: Al libro De Vulgari Eloquio è toccata una sorte non nuova nel suo genere, ma sempre curiosa e notabile, quella cioè d'esercitato da molti e non letto quasi da nessuno. Questa è una caratteristica degli studi letterari, fino al tempo di Omero, credo. Quantunque libro di ben piccola mole, e quantunque importante, non solo per l'altissima fama del suo autore, ma perché fu e è citato come quello che sciolga un'imbarazzata e imbarazzante questione, stabilendo e dimostrando quale sia la lingua italiana. Ecco, giunta altrettanto necessaria, Manzoni rileva che. Da quando il De Vulgario Loquenza era stato riscoperto, cioè nel 1820 da Giulio Perticari, praticamente, non era però mai stato ripubblicato. Era un libro praticamente introvabile, se non nella vecchia edizione cinquecentesca. Quindi mancava persino un'edizione del libro. Ecco. Eh, L'edizione da sé, sciolta e leggera da correre per le mani di molti e che sarebbe venuta tanto a proposito, non ci fu chi la pensasse né a darla né a richiederla, forse perché i miei contemporanei di mezzo secolo fa non si immaginavano che per appoggiarsi all'autorità di un libro ci fosse bisogno di conoscerlo. Ecco, conclusione, è frutto quindi di ignoranza del testo, di non aver letto il testo di Dante, il ritenere che Dante intendesse scrivere un trattato sulla lingua italiana. Riguardo alla questione della lingua italiana, quel libro, dice Manzoni, è fuori dei concerti, perché in esso non si tratta di lingua italiana né punto né poco. Ecco, qual è la reazione di coloro che hanno censurato la sua relazione ministeriale per l'assenza del De Vulgari eloquenza? «Apriti cielo», dice Manzoni pare una bestemmia contro Dante e contro l'Italia. In realtà, prosegue, l'autore del trattato, come dimostrano adesso le citazioni di te del testo che fa direttamente Manzoni a supporto della sua tesi, intende parlare, e, e qui ha perfettamente ragione Manzoni, eh, del linguaggio della poesia, quindi non della lingua d'uso, della lingua intesa come fenomeno eh, sociale parla non solo parla, è il lingu linguaggio della poesia ma di un genere particolare di poesia come del resto confermava autorevolmente Boccaccio il quale nel trattatello in Laude di Dante aveva scritto appresso, già vicino alla sua morte, compose un libretto in prosa latina, il quale egli intitolò De Vulgari Eloquenzia, dove intendeva di dare dottrina, cioè insegnamento a chi imprendere la volesse del dire in rima. Questo era lo scopo del De Vulgari. Insomma, Manzoni fa da par suo chiarezza sul significato del De Vulgari Eloquenzia, al di là dell'equivoco perdurante appunto dal Cinquecento in poi. La ricerca dantesca, e con questo concludo, benché prenda le mosse dallo stato linguistico del l'Italia del suo tempo, la geografia dei dialetti che fa appunto Dante non è una ricerca di lingua intesa come strumento sociale atto a servire appunto alla generalità degli italiani, ma è una ricerca di stile cioè di una sublimazione artistica della parola. Questo è il parere di Manzoni su Dante ma ora ascoltiamo Alessandro Haber Grazie Come mai non c'è? Ecco, eh. purtroppo siete ancora qui. Eh, parte. Ai ai ai, mi tocca. Allora, vada via, professore, vada via. No, no, non no ma io non... fu... vada... in un cantuccio non mi vedo. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui il vento affatica. Indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse gittò voce di fuori e disse quando mi diparti da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta prima che si Enea la nomasse né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amore lo quale doveva Penelope far dieta vincer potero dentro a me l'ardore che ebbi a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna piccola, dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Buio qua allora. Sempre buio, ecco adesso vedo. Ecco. Sto bene anche di profilo. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi. A ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia dall'altra già m'aveva lasciata setta. O frati, dissi, che per cento miglia per egli siete giunti all'Occidente a questo tanto picciola vigilia di nostri sensi, che del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non fosta a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Alessandro Manzoni il 5 maggio, lo devo dire? Sì. L'ho detto. E i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro. Così percossa attonita la terra al nuncio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, ne sa quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante in esilio, vide il mio genio e tacque, quando, con vece assidua, cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua nona. Vergin di serbo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramide, dal Manzanarra al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro il baleno. Scoppiò da, da Scilla e Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiamiam la fronte al massimo fattore che volle in lui, del creatore suo spirito, più vasta orma stampar. La porcellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cuore che in docile serve pensando al regno. E il giunge e tiene un premio che era follia sperare. tutto ai provò la gloria maggior dopo il, pre, il periglio, la fuga, la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere due volte sull'altar. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolse e pesa l'onda su cui del misero alta, pur di ansia e tesa, scorrea la vista a Cernere prode remote in van tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese o quante volte i postri narrar se stesso imprese e sulle terne pagine cadde la stanca mano o quante volte al tacito morì d'un giorno inerte chinati i rai fulmine in le braccia al senconserte stette ed ei dì che furono la salsa il souvenir e ripensò le mobili tende e i percossi valli e il lampo dei manopoli e l'onda dei cavalli e il concitato imperio e il cenerubidir ai forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò ma valida venne una manda al cielo e in più spirabili aere pietosa il trasportò e l'avviò per flore di sentier della speranza ai campi eterni al premio che si desideri avanza Dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò? Adesso questa è l'Italia di Dante e Manzoni, Purgatorio, canto VI. tutto molto informale come avete visto. Mi ci sto affezionando però. Adesso. No, nel senso che adesso mi viene voglia di leggere, cioè quando tornerò a casa con calma. Grazie. Carina. Meglio carina che non carina. serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per la dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra, li vivi tuoi e l'un l'altro si rode, di quei que muro e una fossa serra cerca misera intorno dalle prode le tue marine e poi ti guarda in seno, se alcuna parte in te di pace gode, che val perché ti riconciasse il freno iustiniano se la sella è vuota. San sesso for... for na, 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 na sanzesso fora la vergogna meno hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella Se bene intendi ciò che Dio ti nota guarda come esta fiera è fatta fella per non essere corretta dagli sproni poiché ponesti mano alla predella o oh Alberto tedesco che abbandoni costei che fatta indomita e selvaggia e dovresti inforcarli i suoi arcioni giusto giudicio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue e sia nuovo e aperto, talché il tuo successore temenza n'aggia. Ci avete tu e il tuo padre sorretto, sofferto per cupidigia di costa distretti, che il Giardino dello imperio sia deserto. Vieni a vedere Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura. Color già tristi e questi con sospetti, vien cruda il vien che vedi la pressura dei tuoi gentili a cura l'ormagagna, a e vedrai Santa Fior come oscura, vieni a vedere la tua Roma che piange, vedo vai sola, e di e notte chiama. Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a vedere la gente quanto sama. E se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti della tua fama. Alessandro Manzoni, Adel Chiato III, coro VV166. Dagli atri muscosi, dai fiori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumor. Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, qua raggio di sole da nuvole folti, tra luce de padri la fiera virtù né guardi né volti confuso d'incerto si mesce e discorda lo spregio sofferto col misero orgoglio d'un tempo che fu saduna voglioso si perde tremante per torti sentieri con passo vagante fra tema e desire s'avanza e rista e ad occhi e rimira scorata e confusa de crudi signori la turba diffusa che fugge dai brandi che sosta non ha. Udite, quei forti che tengono il campo, che ai vostri tiranni precludono lo scampo, sono giunti da lunge per aspri sentieri. Sospeser, sos, sospeser, grazie, grazie. sospeser le gioie dei brandi festosi, assursero in fretta dai brandi riposi, chiamati repente da squillo guerriero. Lasciarne le sale del tetto natio, le donne accorate tornanti all'addio, a preghi e a consigli che il pianto troncò, a ancarca la fronte dei pesti cimieri, a poste le selle sui bruni corsieri, volarono sul ponte che cupo sonò. A torme di terra passarono in terra, cantando giulive canzoni di guerra, ma i dolci castelli, pensando nel cor, per valli petrose per balzi di rotti, fogliarono nell'arme le gelide notti. Membrando fidati con l'occhi d'amore. Questa mi è venuta Gli oscuri perigli, distanze incresciose, per greppi senz'orma orma, cor, le corse affannose, il rigido impero, le fami durar. Si vide le lance cadute sui petti, accanto gli scudi, rasente agli elmetti, udirono le frecce, fischiando volar. È il premio sperato, promosso, a quei forti. Sarebbe o delusi le sorti, d'un volgo straniero por fine al dolor? Tornate alle vostre superbe ruine, all'opere imbelli dell'arso officine, ai solchi bagnati di servo sudor. Il forte si mesce col vinto nemico, col nuovo signore rimane l'antico, l'un popolo e l'altro sul collo vi sta. Dividono i servi, dividono gli armenti, si posano insieme sui campi cruenti di un volgo disperso che nome non ha e questo pezzo Dante Inferno l'ho letto sul treno è un disastro l'ho scritto qua, vorrei non leggerlo l'ho scritto come no no adesso questo pezzo questo pezzo come i dalfani o i dalfini dalfini Ah, i delfini allora, come, come i delfini. I delfini. Sì. Ho capito, ma. Come i delfini quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, che s'argomenti di campar lor legno, talor così ad alleggiar la pena, mostravano alcun de peccatore il dosso e nascondei in men che non balen. E come all'orlo dell'acqua ad un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che cedono i piedi e l'altro grosso si stavano d'ogni parte i peccatori. Ma come s'appressava barbariccia così si ritraen sotto i bollori, il vidi anche il, e anche il cor, cor men capriccia, uno aspet un aspettar così com'elli incontra una rana rimane e l'altra spiccia. E Graffiacan? E Graffiacan? O Graffiacan? Graffiacan, sì, sì. Ah, giusto allora. Eh, Grafiacan, è giusto, giusto. Sì, sì. E Graffiacan. è giusto. il nome Can, di un diavolo. Ma chi è Graffiacan? Un diavolo. Un diavolo. Per chi non lo sapesse. <ride> e Graffiacan che sapete. gli era più di contra gli arroncigliò le impegolate chiome e trasse il su che mi parve una lontra. Ho fatto un piccolo taglio e ci riatto a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna come a parco o porco un porco come a porco li fe sentire come l'una sdruscia tra malagatte era venuto al sorco al sorco al sorco il topo ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse state in là mantriolo un forco e e al maestro mio volse la faccia, domanda, domanda, disse ancor se più disì, saper da lui prima c'altri il disfaccia. Lo duca dunque, cordì degli altri riconosci conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quelli. Il mi partì, i, i, i. i, i, i. Io, io, i, io, i, più bello, io mi partì, ma i mi partì poco. Eh da un che fu lì da vicino, di là vicino così fossi ancora con lui coperto chi non temerei unghia né uncino e l'Ibicocco che è un altro nome di persona? un altro diavolo un altro diavolo e l'Ibicocco troppo aveva sofferto disse prese il braccio con un ciglio sicché stracciandone portò un lacerto basta adesso no 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 c'è ancora un pezzo questo è Manzoni Promessi Sposi dal capitolo 34. E qui, c'è un pezzo lungo. Se qualcuno vuole leggere un pezzo di Dante e fumare si può. Venite su voi, lo legge al posto mio. Questo è Manzoni. Afflitto della nuova. e arrabbiato della maniera Renzo afferrò ancora il martello e così appoggiato alla porta andava stringendolo e storcendolo. L'alzava per picchiare di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. In quell'agitazione si voltò per vedere se mai ci fosse l'intorno qualche vicino da cui potesse forse avere qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l'unica persona che vide Fu un'altra donna, distante forse un venti passi, la quale, con un viso che esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert'occhi stravolti che volevano insieme guardar lui e guardar lontano, spalancando la buca come in atto di gridare «A più non posso», ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia, scarne, allungando e ritirando due mani grinzose, piegate, a guisa d'artigli, come se cercasse d'acchiappar qualcosa. Si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che qualche d'uno non se ne accorgesse. Quando si incontrarono a guardarsi con la ifattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa. Che diamine, cominciava Renzo. Alzando anche lui le mani verso la donna, ma questa, perduta la speranza di poterlo far cogliere all'improvviso, lasciò scappare il grido che aveva trattenuto fino allora: L'untore, dagli, dagli all'untore! Chi? Io? Ah, strega bugiarda, sta zitta! gridò Renzo, e fece un salto verso di lei per impaurirla e farla accettare. Ma si avvide subito che aveva bisogno piuttosto di pensare ai casi suoi, allo strillare della vecchia. Accorreva gente di qua e di là. Dietro le spalle sentiva il calpestio e più forte del calpestio quelle grida amare. Dagli, dagli, alluntore! Non sapeva quando fossero per fermarsi, non vedeva dove si potrebbe mettere in salvo. L'ira divenne rabbia, l'angoscia si cangiò in disperazione e perso il lume degli occhi, mise mano al suo coltellaccio, lo sfoderò si formò su due piedi, voltò indietro il viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto ai suoi giorni e col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, gridò. Chi ha cuore venga avanti, canaglia, che allungerò io davvero con questo. Ma con meraviglia e con un sentimento confuso di consolazione vide che i suoi persecutori si erano già fermati e stavano lì come titubanti e che seguitando a urlare facevano con le mani per aria certi cenni da spiritati come a gente che venisse di lontano dietro a lui si voltò di nuovo e vide che il gran turbamento non gliel'avevano lasciato vedere un momento prima un carro che s'avanzava anzi una fila di quei soliti carri funebri col, col solito accompagnamento e dietro, a qualche distanza, un altro mucchietto di gente che avrebbero voluto anche loro dare addosso all'untore e prenderlo in mezzo, ma erano trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra due fuochi, prende la mira, spicca un salto e su, piantato, su piede destro, col sinistro in aria e con le braccia alzate. Bravo, bravo! esclamarono a voce i monatti alcuni dei quali seguivano il convoglio a piedi, altri erano seduti sui carri, altri per dire l'orribile cosa com'era su cadaveri trincando da un gran fiasco che andava in giro. Bravo, bel colpo! I nemici, all'avvicinarsi del treno, avevano i più voltate le spalle e se ne andavano non lasciando di gridare. Dagli, dagli, dagli all'untore! Lascia fare a me, gli disse un monatto. E strappato addosso un cadavere, un laido censo, l'annodò in fretta e presolo per una delle cocche l'alzò come una fionda verso quegli ostinati e fece le viste di buttarglielo gridando. Aspetta, canaglia! A quell'atto fuggirono tutti, inorriditi, e Renzo non vide più le schiene dei nemici e i calcagni che ballavano rapidamente per aria a guisa di qualchiere. Finito. Grazie. Ringrazio di avermi, avermi così avuto pazienza e, e una prossima volta, come direte il prima, la carriera ve l'ho più preparato. È stata una bellissima giornata comunque, comunque sia, perché tanto ho scoperto un personaggio, il signore che dà il titolo al premio, che io non conoscevo, e sono molto felice di aver preso, questo, credetemi, questo premio, perché ho capito che è un premio che ha un, un valore, un valore poetico, un valore culturale, e la cultura oggi è, è dare linfa alla cultura, farla diventare un terreno fertile, anche perché c'è molta disattenzione con questo governo, molta disattenzione. E la cultura è fondamentale, fondamentale per crescere, far crescere i propri figli, sognando, sorprendendosi, dando linfa all'intelletto, alla testa, al cuore, al pensiero, è fondamentale, ma la cultura vuol dire tanto, vuol dire Firenze, vuol dire letteratura, vuol dire pittura, vuol dire arte, vuol dire, vuol dire musica, vuol dire teatro, vuol dire cinema. E noi siamo un paese che la, siamo fatti di cultura, la cultura deve essere mangiata, va mangiata e non solo da, da mangiare, non solo la si mangia, ma dà anche, anche denaro. Da, si sa che se uno investe un euro in cultura ne guadagna almeno due, per cui il governo deve riflettere su questo, perché la cultura è fondamentale e voi fate cultura e questo è importante. Grazie di nuovo, grazie di nuovo, vi abbraccio a tutti. Bene, grazie ancora a Alessandro Haber, grazie a tutti voi e l'appuntamento è eh, naturalmente au, au plaisir de Dieu, eh, all'anno prossimo eh, stiamo elaborando un programma un po' diverso rispetto, da quello, rispetto a quello di quest'anno e comunque ne sarete informati per tempo. Grazie ancora.